Buongiorno, allora adesso siamo qui al rifugio Rosalba. Abbiamo fatto il sentiero delle foppe. Da qua sopra adesso siamo proprio, ecco, questo è il rifugio Rosalba a quota 1730 metri. E laggiù c'è il lago, il ramo del lago di Lecco. Guardate qui che spettacolo che c'è. Laggiù si vedono dietro quella montagna lì, si vedono il lago di Pusiano e il lago di Oggiono. È un po' nuvolo, insomma, sto approfittando adesso che c'è un po' di sole. Adesso mi sposto così vi faccio vedere anche la parte nascosta qua dietro al rifugio. Mai visto? Ma che spettacolo! Adesso qui c'è un po' di rocce, un po' di terreno sconnesso e qui si vede anche l'altra parte del lago di Como. Lì si vede la biforcazione proprio laggiù. Da un lato il lago di Lecco da questa parte e poi dopo quella montagnetta lì c'è il lago, il braccio di Como. Difatti qui c'è il cartello che dice che si va a Mandello Lario. Giù da basso ci sono 3 ore e 15 di cammino per andare giù al lago. E oggi è una giornata un po' così, quindi sto approfittando appunto per questo rifugio. Il rifugio Rosalba. C'è anche scritto lì griglia meridionale, metri 1730. La scritta là sopra. Ok, questa, guardate che splendore, che belle montagne. E veramente ne è valsa proprio la pena venire quassù, guardate che bello. Anche qua. E il sentiero è stato abbastanza ripido in sostanza perché siamo partiti da Piani dei Resinelli. Dalla via Foppa, che poi piglia il nome il sentiero delle foppe, e però è un sentiero abbastanza irto, abbiamo fatto 552 metri di dislivello e quindi, e però sono sentieri abbastanza che a volte bisognava camminare a quattro zampe, come si suol dire, insomma, si utilizzavano sia i piedi che le mani. E adesso vi faccio vedere il lato dall'altra parte del rifugio. Qui ci sono tutti i gitanti che stanno pranzando qui al rifugio. Io ho già pranzato, quindi adesso vi faccio vedere questo lato qua. Ecco qua, guardate. E qui, guardate che montagne. È molto bello, eh? Guardate le nuvole. E qui, vedete, si vede il lago, su da basso. No, ma guardate che è uno spettacolo. Peccato che ci siano qui. Però dà un certo effetto anche queste nuvole in mezzo alle montagne, è bello anche così volendo, no? Però prima eravamo avvolti nelle nuvole, adesso ho approfittato appunto che c'è un po' di sole e quindi ho approfittato per fare il video, perché magari adesso è capace che tra poco magari ritornano le nuvole e niente, rimaniamo avvolti.
Comunque qui vedete c'è anche pannelli solari, quindi per darsi anche un po' di energia. E qui ci sono delle belle panchine, ecco, adesso mi siedo, e c'è Pedra che fa casino, che non vuole laggiù. Niente, penso di aver fatto un giro del rifugio di 360 gradi, quindi ho dato modo a chi vede il video di osservare bene lo spettacolo di questa montagna. Ok, io direi che a questo punto questo è il rifugio. Bene. Ok. Siamo a posto così.